Sì, è cominciata alla grande. Abbiamo qualificato 300 studenti nei tre settori di sala, cucina e ricevimento con le commissioni con presidenza regionale ed è stata una bella cosa, come tutti gli anni d'altronde. Che dire, la scuola si assesta sui circa 2.000 studenti. Quest'anno abbiamo aperto anche la sede di San Felice a Cancello, che vede partire alla grande quattro prime. Nella struttura, diciamo, che ha messo a disposizione il comune e che ha dato in comodato d'uso alla provincia. Dal punto di vista della formazione, la scuola si attrezza sempre di più, laboratori sempre più tecnologici, anche nella cucina e nella sala, l'uso di tablet e di smartphone oramai arriva a pieno titolo anche nella scuola alberghiera per formare gli operatori professionali del domani, del futuro, ma che anche dell'oggi. Mi riferisco all'alternanza scuola-lavoro che viaggia su oramai binari veloci. I nostri studenti fanno esperienze in tutta Italia. Quest'estate abbiamo avuto più di 100 ragazzi tra la Riviera Romagnola, le coste della Sardegna, ma anche della Sicilia, che ha dato i suoi frutti immediati. I ragazzi prossimi al diploma sono stati ricontattati dalle aziende per contratti futuri appena diplomati. È notizia di pochi giorni che un nostro allievo diplomato, diciamo, quest'anno a giugno, è addirittura capo barman presso una nota struttura di Rimini. Ovviamente per motivi pubblicitari non Certo. cito il nome, ma questo ci riempie d'orgoglio. Io dico sempre bravi studenti, ma bravi maestri. Quindi di conseguenza grazie anche ai miei docenti che si impegnano costantemente a 360 gradi. Anche nell'alberghiero si studia e anche nell'alberghiero si diplomano eccellenze. Ora, il ragazzo diplomato, diciamo, semplicemente diplomato, che non ci ha messo nulla di passione o di suo nell'impegno che ha profuso nei 5 anni scolastici, avrà difficoltà come tutte le altre scuole, i diplomati di tutte le altre scuole a trovare lavoro. Ma il diplomato che ha colto ogni occasione che la scuola gli ha offerto in termini di possibilità di sviluppo professionale, alternanza scuola-lavoro, eventi, manifestazioni, studio, impegno, è quello che ha una carta in più che si può giocare nel mondo del lavoro. Le posso assicurare che questi tipi di ragazzi non hanno nessuna difficoltà a trovare lavoro. Scuola dinamica, è una scuola aperta all'accoglienza umana, quindi per noi è importante far crescere diciamo, il cittadino, ma anche il professionista, e quindi ci mettiamo tanto cuore nel fare questo e sicuramente paga. Novità, sicuramente un impegno ulteriore per quanto riguarda l'aspetto professionalizzante. I nostri docenti sono sempre più impegnati in corsi, diciamo, di formazione importanti, sono anche sia cuochi ma anche professionisti, diciamo, della sala e del bar, impegnati in eventi in prima persona anche loro dal punto di vista delle gare nazionali e internazionali. La professionalità altra viene messa al servizio della scuola, il che è importante. È un valore aggiunto che noi trasmettiamo anche ai nostri studenti.